Buongiorno, siamo nel comune di Inverso Pinasca. Mi è stato chiesto di dire due parole su come vedo la situazione ad Inverso Pinasca e come vedo la situazione rispetto alle vallate. Devo dire che dal punto di vista del virus sono preoccupato, perché vedo molta paura in giro, vedo anche molta responsabilità da parte della gente, perché inizia a preoccuparsi ma inizia anche a essere molto responsabile, nel senso che non vedo gente per strada, vedo le file ordinate davanti ai negozi, non vedo gente che ha atteggiamenti di prepotenza, quindi lo vedo abbastanza positivo da parte delle persone. Viceversa, viviamo un momento molto, molto delicato e molto pericoloso, perché tutti i giorni la televisione ci inonda di, sostanzialmente ci fa resoconto di guerra, una guerra che è stata una Caporetto, con troppi general Cadorna in circolazione, e quindi ovviamente questo aumenta la preoccupazione delle persone, le insicurezze. Poi, ahimè, la cosa a vedere anche i comuni vuoti nel senso fisico, nel senso che i dipendenti sono a casa, vuoi per proteggerli, vuoi anche per paura, ecco, voglio dire, perché ovviamente siamo tutte persone, ognuno di noi reagisce in base ai propri sentimenti e in base alle aspettative. Sicuramente è una crisi che non doveva capitare in questo modo, perché noi siamo il paese dove la burocrazia è sovrana, dove si vive di protocolli per tutto, dove per ogni cosa si fanno quintali di carta, salvo poi dire vabbè, rispettiamo l'ambiente, non sprechiamo la carta, però andiamo avanti a carta, nell'era telematica andiamo avanti a carta, 3.000 pareri, poi arriva una pandemia, la cosa più tragica di questo momento, tra parentesi doveva essere una cosa anche in qualche modo programmata, perché voglio dire, nel passato, non neanche troppo lontano, abbiamo avuto episodi del genere. Questa pandemia è partita dalla Cina, quindi c'era tempo per comunque prendere quei provvedimenti, alcune precauzioni. Insomma, abbiamo mandato al macello gli operatori sociali, che partono dagli infermieri, ai medici, alle donne delle pulizie, agli uomini delle pulizie, alle forze dell'ordine, chiunque deve rimanere in strada per garantire un minimo di sicurezza e di salvezza per tutti noi. E alla fine della fiera queste persone andavano alla guerra senza armi, senza mascherine. Per esempio, io ho scritto al prefetto a fine settembre, perché nella nostra zona è introvabile alcol, mascherine e quant'altro. Quindi voglio dire, tu puoi fare tutti i decreti che vuoi, che la gente deve mettersi le mascherine, ma se però poi queste sono introvabili diventa veramente problematico. In tutto questo io ho pensato di scrivere appunto al prefetto, per, oltretutto si era anche aggiunto un problema abbastanza importante, che era quello della chiusura della banca Unicredit di Perosa, e dove, non avendo noi Inverso Pinasca una banca, abbiamo solo un ufficio postale, un mucchio di persone avevano difficoltà a ritirare. Quindi in modo garbato avevo tentato di capire, per avere qualche suggerimento, qualche consiglio. Io dico, siamo un paese indebitato veramente tantissimo, come facciamo a continuare a sperare di vivere di burocrazia, di vivere di cose inutili? Poi dopo, quando vediamo che tutti questi, questa burocrazia che ti obbliga a procurare 1.000 documenti eccetera eccetera, poi alla fine fa sì che laddove il malcostume veleggia alla grande, continua a veleggiare imperterrito, e ti trovi dei comuni virtuosi che faticano. In più noi abbiamo un altro problema, il problema abbiamo, la cosa che a me preoccupa mortalmente è il dopo coronavirus. Intanto sarà un problema che ci porteremo dietro anni, con diverse problematiche connesse, ma è l'economia. Cioè, noi siamo una valle che di per sé
è già messa male da questo punto di vista, perché siamo una valle che vive di cassa integrazione, vive di pubblico impiego, ma oramai di gente che lavora ce n'è sempre di meno, i giovani vanno via. Inverso Pinasca rappresenta una popolazione che ha il 30% oltre 75 anni, quindi voglio dire, dobbiamo iniziare a preoccuparsi di queste cose. A me pare che da questo punto di vista non ci sia, in più abbiamo un mucchio di imprese, magari quelle grandi possono sopportare la crisi, potranno anche però approfittare per fare delle scelte diverse, dislocare altrove e quant'altro. Però abbiamo tutto quel po' di turismo, ma pochissimo, quelle poche pizzerie, quelle poche cose che abbiamo. Io mi immagino come faranno a riprendersi dopo 5-6 mesi che sono chiuse, magari dopo che hanno avuto dei dipendenti. E non so, un artigiano magari che ha 60 anni, che ha lavorato una vita e che ha magari 3-4 dipendenti, adesso si ritrova a ripartire non sa bene quando, e magari 2-3 anni poi potrebbe andare in pensione. Avrà ancora voglia di ributtare del capitale per impegnarsi? Non lo so, io temo che questo sia un problema che veramente ci peserà e ci costerà tanto. Ma soprattutto sono preoccupato anche per la tenuta sociale della popolazione e delle genti, perché voglio dire, dopo questo momento di paura, quando la gente veramente inizierà a capire che insomma magari per mesi e mesi e mesi, perché qui finché non salta fuori un vaccino, qualcosa che ti garantisca, magari quando andrai a trovare i tuoi parenti da qualsiasi parte tornerai e dovrai stare in quarantena, magari per 2 anni dovrai girare con una mascherina, magari dovrai rifarti una vita sociale, dovrai ripensare. Ma poi francamente, guardate, io quando vedo i bambini che dicono andrà tutto bene, io capisco ed è giusto che sia così, ma quando vedo un presidente del Consiglio che va in televisione e dice andrà tutto bene, e ricordo che a settembre diceva 2020 sarà un anno meraviglioso, io veramente inizio ad essere preoccupato, ma non perché ce l'abbia col buon Conte, perché fosse un'altra la stessa cosa. Stiamo vedendo cosa è capitato adesso in Lombardia, ecco, voglio dire, lo scandalo dell'RSA, che sono arrivate in Lombardia, ma io temo anche abbastanza in Piemonte. Quindi da questo punto di vista sicuramente dobbiamo ripensare il nostro modo di essere, di esistere, ma anche, soprattutto, adesso si dice, ah beh sì, cantando dai balconi stiamo facendo comunità. Io mi chiedo, dura, il rischio è che duri finché c'è la paura, ma poi dopo cosa sarà? Veramente avremo la forza, la capacità di diventare veramente comunità? Queste sono le domande, queste sono le mie preoccupazioni, queste sono le cose che veramente dovrebbe interrogarsi la politica, ma dovrebbe interrogarsi chiunque in questo momento abbia delle responsabilità, a partire dal sottoscrittore, che ovviamente per quel po' che rappresenta e di cui è ben consapevole, sta ripensando e sta tentando di capire come si potrà veramente concretamente fare sistema, essere coeso. E poi un'altra cosa che io temo, non vorrei che questo fosse il colpo mortale per abbandonare i piccoli comuni, perché guardate, io sono convinto che i debiti poi si ripagano. Adesso uno può dire Europa cattiva, ed è vero, sicuramente gli olandesi non possono fare la storia, neanche i tedeschi, è gente che a suo tempo ha avuto gli aiuti per sopravvivere. Però da questo punto di vista servirebbe un progetto comune europeo se veramente si vuole vivere in un mercato globale. Come in un mercato globale servono degli strumenti che ti consentono, di fronte a questi fenomeni, di avere veramente una cassetta degli attrezzi che ti consenta di non vivere come abbiamo vissuto questa pandemia e come la stiamo vivendo, perché altrimenti, al di là della crisi economica, io vorrò capire alla fine della storia cosa produrrà nelle persone, negli atteggiamenti delle persone, nei momenti in cui le persone, soprattutto le più fragili, hanno vissuto male questa roba qua, sono stati via dai cari, come si riprenderanno e che tempi avranno per riprendersi, come ci ripresenteremo sul lavoro. Insomma, sono domande impegnative, sono domande concrete, e dove la politica, secondo me, deve iniziare a ripensare, deve smetterla. Io capisco le diversità, capisco i progetti, però
Guardate, per anni noi non abbiamo investito nella sanità, adesso ne stiamo pagando dei prezzi, sono dei prezzi in termini di vite umane importanti. È stata gestita male, perché stiamo vedendo delle persone che, perché hanno perso i cari, non hanno potuto vederli, eccetera, tutto vero, però mi chiedo che impatto avrà su queste persone il dopo. E soprattutto la cosa che io sto pensando è che tipo di vallata noi avremo dopo questa pandemia, cioè veramente avremo il coraggio, avremo la forza di fare delle cose comuni, di mettere da parte gli interessi di bottega, di ragionare su un territorio che in qualche modo deve riprendersi, di avere qualche progetto che vada al di là della pista ciclabile, permettetemi, ma che consenta veramente di far rimanere i figli sul territorio. Perché guardate, se non rimangono i figli sul territorio, rimarranno i vecchi, e dopo i vecchi verranno forse gli immigrati, e dopodiché vedremo. Sicuramente se siamo gente molto orgogliosa che ci tiene alle tradizioni, vabbè, forse non abbiamo mai valutato in modo approfondito il nostro futuro. Secondo me è ora di iniziare veramente a pensarci. Infine volevo ringraziarvi per il lavoro che fate, perché sicuramente in momenti come questi avere un'informazione anche nei piccoli paesi, la possibilità di portare la voce anche delle piccole realtà, diventa una cosa importante. Quindi ringrazio voi Le Valli per questa attenzione che avete dedicato al nostro comune.